Il trucco è davvero una grandissima possibilità perché ci permette di correggere quello che non ci piace, di cambiare, di sperimentare, di vederci diversi quando vogliamo, ogni volta che vogliamo, ma non ci deve nascondere. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nella Venti della Bellezza. In questi ultimi giorni abbiamo parlato di make-up, abbiamo visto i 5 prodotti che secondo me ci aiutano subito a vederci meglio e voi nei commenti ne avete lasciato i vostri, quindi ancora grazie. Ieri invece abbiamo cercato di capire come trovare il nostro comfort make-up. Oggi voglio concludere questa parte della Venti della Bellezza completamente struccata, come mi stai vedendo, perché credo che a volte contino più i fatti delle parole. Se mi segui su Instagram già lo sai, perché lo vedi quasi ogni giorno, io passo la maggior parte del mio tempo struccata. È vero che ormai purtroppo da mesi e mesi siamo in una bolla, quindi io trascorro ancora più tempo in casa rispetto a quanto non facessi prima, però anche prima che succedesse tutto questo, io stavo veramente molto tempo struccata, uscivo, facevo le mie commissioni, la maggior parte del mio tempo, insomma, lo trascorro da anni struccata. E arrivare a questo è stata una grande conquista, perché io sono stata quella ragazzina e ragazza che non usciva di casa se non era truccata, assolutamente, quindi davvero è stato un passo molto importante. Adesso, ripeto, esco tranquillamente di casa, vado a fare la spesa, vado nei negozi, vado a fare colazione, vado agli uffici postali, a fare qualsiasi tipo di commissione semplicemente struccata. In realtà non così, ma così perché disegno le sopracciglia, quindi questo è il mio viso nella maggior parte dei casi. Il trucco è davvero una grandissima possibilità perché ci permette di correggere quello che non ci piace, di cambiare, di sperimentare, di vederci diversi quando vogliamo, ogni volta che vogliamo, ma non ci deve nascondere. Fondamentale, infatti, secondo me, per riuscire a piacersi davvero è riuscire a piacersi struccati, senza make-up, senza aiuti. Per questo non ti dirò mai di truccarti per stare in casa. È una frase che sentiamo spesso ultimamente, vista la situazione, e posso capire che ogni tanto sia bello vedersi truccati come una volta quando potevamo uscire, avere occasioni, vivere la nostra vita normale. Quello ok, ma non dobbiamo truccarci anche per stare in casa, per non essere sciatti, non essere trasandati. Assolutamente no. Noi dobbiamo curarci, curare noi stessi, curare la nostra pelle. Quando la nostra pelle è in ordine, siamo a posto. Non siamo trasandati, non siamo sciatti, non siamo disordinati se non siamo truccati. Questo secondo me è fondamentale da capire. Il trucco può aiutare tantissimo in situazioni molto pesanti, in caso di malattia, in caso di depressione. Può essere una spinta per ricominciare, per ripartire, per riuscire in qualche modo a iniziare un percorso, ma noi qui stiamo parlando di situazioni di normalità. In questi casi, secondo me, il percorso per piacersi di più ad accettarsi passa anche dal vedersi struccati, magari forzandosi un po' all'inizio, ma per arrivare poi a un'accettazione di tutt'altro genere. Questo però non vuol dire che se tu vuoi truccarti per riuscire a fare le tue commissioni, per andare a fare la spesa o alle poste, non possa farlo. Assolutamente. Ognuno fa quello che vuole. L'importante è avere l'alternativa. Quindi oggi mi va di truccarmi, lo faccio. Domani non mi va, non lo faccio. Non dobbiamo essere bloccati dal pensiero: oddio, sono struccata, non posso uscire di casa, non posso andare a fare la spesa. Sembra una cavolata, ma non lo è. La differenza è davvero importante. È normale che tutti siamo più belli con l'aiuto del make-up, ma dobbiamo piacerci anche senza, anzi, soprattutto senza. Perché così il make-up diventerà davvero solo un gioco, una possibilità di vedersi diversi, di cambiare, di giocare con i colori quando se ne ha voglia. Poi io lo faccio con le sopracciglia, tu puoi farlo con qualsiasi altra caratteristica tua. Se c'è qualcosa che davvero vuoi correggere, fallo, non c'è nessun tipo di problema. Ma anche in questo caso sarà farlo in modo più leggero, perché potresti tranquillamente evitare. Ad esempio, io avevo l'abitudine di ridisegnare
disegnare le sopracciglia proprio per uscire. Quando è iniziato il primo lockdown, non uscendo di casa la mattina semplicemente magari per andare a fare colazione, ho smesso di disegnare le sopracciglia. Dopo qualche settimana però ho detto dai, insomma, almeno quello fallo, perché mi piaceva di più, vedevo il mio viso più completo e quindi ho preferito farlo. Da qualche settimana alterno, perché ho pensato che applicare l'olio di ricino anche di giorno forse potrebbe aiutarmi, e quindi sto magari un giorno con le sopracciglia disegnate e un giorno no, ma non è un problema, non è che i giorni in cui applico l'olio e passo davanti allo specchio vado in crisi perché non ho le sopracciglia. Questa è la differenza che voglio che sia chiara, perché è il fulcro di tutto il discorso. Noi possiamo e dobbiamo migliorarci quando e come vogliamo, ma dobbiamo anche piacerci senza aiuti. E io spero che questi video dell'avvento della bellezza ti possano dare degli stimoli e degli spunti, anche solo per iniziare a pensarci se ti senti ancora in difficoltà magari con il tuo aspetto, con la tua esteriorità, e vorresti migliorare. Ultima cosa ma importantissima: se come me hai problemi di vista, sfrutta gli occhiali. Gli occhiali sono una soluzione pazzesca per riuscire a vedersi meglio struccati. Davvero a me hanno aiutato tantissimo. Se penso alla disperazione quando sono stata costretta ad indossare gli occhiali, rinunciando alle mie lenti che avevo portato ininterrottamente per anni e anni, adesso non mi sembra possibile, perché adesso io non farei più assolutamente la correzione della miopia, perché non vorrei più rinunciare agli occhiali. Perciò davvero, se ancora non riesci a vederti in quest'ottica, inizia a pensarci, perché dà una libertà estrema e anche questo toglie molto stress e inutili paranoie che davvero non servono. Io spero che anche questo video ti abbia potuto far accendere qualche campanellino, o ti abbia dato qualche spunto se ne hai bisogno, o che semplicemente tu l'abbia apprezzato. Per me era fondamentale chiudere così questa parte dell'avvento della bellezza dedicata al make-up, perché ritengo che sia fondamentale viverlo come opportunità, come possibilità di cambiare, di migliorare, ma che non sia l'unica soluzione per piacersi. Dobbiamo imparare a piacerci per come siamo, lavorando sulla nostra pelle, lavorando sulle nostre caratteristiche, mettendoci impegno, avendo pazienza, perché sono entrambi necessari. Assolutamente, non si fa un percorso così importante da un giorno all'altro, ci si deve mettere impegno e dobbiamo sempre metterci del nostro, però quando poi si arriva sono delle belle soddisfazioni. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere come sempre, lasciami un commento, lasciami la tua esperienza, dimmi cosa ne pensi, anche se non sei d'accordo con me, fammi sapere insomma il tuo pensiero, e se ti va ci vediamo qui sempre domani per parlare ancora un po'. Un bacione e grazie per aver guardato questo video. Ciao!